Ragazzi, benvenuti alla puntata 25. Non sono andato in vacanza per fare questa puntata. Scherzo, scherzo, no, sono ancora in studio. Ho deciso di prendere la mia Stratocaster. Ho deciso di fare infatti il video interamente con la Les Paul. Poi però l'accordatura in sol e quindi ho dovuto utilizzare la Telecaster per imitare il grande Keith Richards. Poi però dovendo affrontare l'argomento Blackmore e non ho saputo resistere, quindi ho preso la Strato. Quindi oggi vi voglio far sentire i power chord presi con le quarte. Sono Alessandro Giordani, chitarrista e producer. 20 anni fa ho deciso di imparare la chitarra e oggi insegno musica a tutti i livelli. Impara dalla mia esperienza e dai miei trucchi e iscriviti al mio canale YouTube. Praticamente ogni volta che noi prendiamo il power chord, utilizziamo al basso la fondamentale, quindi la nota che dà il nome all'accordo. E poi sulla corda sottostante, 2 tasti dopo, la quinta. Volendo possiamo prendere anche l'ottava, aggiungendo il mignolo sulla corda sotto. Blackmore però utilizza spesso le quarte. Praticamente se andiamo a levare la fondamentale, quindi in questo caso la sesta corda, e andiamo a suonare le restanti due, abbiamo un intervallo di quarta tra la nota Re e la nota Sol. Andiamo a vedere Re Mi, tono Mi Fa diesis, altro tono Fa diesis Sol, semitono, due toni più un semitono fanno un intervallo di quarta. Abituiamoci a suonare quindi i power chord anche con questa tecnica. Li puoi trovare lungo tutto il manico. Quindi troviamo tutti i power chord con la tonica sulla quarta corda. Partiamo dalla corda a vuoto. Abbiamo un Re. Mi al secondo tasto. Fa al terzo. Sol al quinto. La al settimo. Si al nono, Do al decimo e Re al dodicesimo. Ovviamente puoi trovare gli stessi power chord di quarte scendendo una corda sotto. Se noi prendiamo l'accordo di Do nella forma completa con la fondamentale sulla quinta corda e la andiamo a levare, abbiamo il power chord di quarta. Anche qui la tonica sarà con il dito mignolo, quindi sulla terza corda. Abbiamo il La al secondo tasto, il Si al quarto, il Do al quinto, il Re al settimo, il Mi al nono, il Fa al decimo, il Sol al dodicesimo e poi all'ottava il La al quattordicesimo tasto. La cosa si fa interessante quando incominciamo a mischiare questi power chord. Ad esempio, nel riff che ti ho fatto sentire prima, abbiamo questi accordi. Il Sol, il Si bemolle, il Sol, il Do. Mischiati però ad un basso che andremo a suonare con il pollice, se vogliamo suonare tutto con le dita, oppure con una tecnica ibrida pollice e dita. Per cui avremo questo effetto. Ho aggiunto un ulteriore accordo power con le quarte, il Fa, al terzo tasto. Inoltre, all'ultimo ho concluso con il power chord di Sol, non più con le corde a vuoto come all'inizio, ma sulla quinta e quarta corda. Questo per un semplice motivo, perché così mi evita le vibrazioni delle corde a vuoto quando devo ricominciare il giro. Senti poi con la variazione di dinamica come cambia il suono.
Quindi per certe atmosfere questi accordi sono perfetti. Puoi prendere le quarte con il primo dito, oppure anche, ad esempio, anulare e mignon. Oppure secondo e terzo. Insomma, puoi utilizzare tutte le dita. Questi accordi sono comodi da prendere, soprattutto se hai dei passaggi veloci, per cui non hai tutto il tempo per prendere la posizione completa. Inoltre, senti anche come, svuotandolo del basso, abbia meno risonanze sulle frequenze basse. Se vuoi, puoi spingere anche oltre e prendere il power chord di quarta sulla seconda e terza corda. Ma come sviluppare delle idee interessanti mettendo insieme tutte le forme di power chord lo spiegherò meglio nel corso con un capitolo dedicato. Come vedi, la tecnica ibrida plettro-dita funziona tantissimo per le sfumature, per cui su questo studio ho voluto la mia amata Stratocaster. Bene ragazzi, la puntata è finita, esercitatevi con i power chord di quarte, vedrete che vi aiuteranno tantissimo, ok? Bene, siamo arrivati alla conclusione, io vado avanti, mi mancano pochissime lezioni per finire le riprese, condividete, clicca mi piace, like, iscriviti al canale per ricevere i prossimi aggiornamenti. Ciao ragazzi, buona musica e buona estate.